Ora abbiamo sul palco Silvia Manfredini, vicepresidente del neoquartiere Borgo Parigale Reno, Bologna. Grazie, anch'io ringrazio gli organizzatori per questa opportunità e mi hanno chiesto appunto di farvi un intervento sul rapporto tra innovazione e legalità, perché da alcuni anni la legalità è un tema che mi appassiona molto, però non la legalità come qualcosa che sia semplicemente un'icona, una parola o una modalità di azione fine a se stessa, ma appunto percorsi di legalità o cultura della legalità da diffondere nelle nostre città, nelle nostre circoscrizioni e diciamo in tutti gli ambiti della vita in cui quotidianamente noi agiamo, perché come capirete anche voi la legalità si incontra un po' dappertutto. E vi chiederete che cosa c'entra con l'innovazione. Fare una scelta di legalità è una scelta che in realtà molto spesso è innovativa, perché sembra che sia qualcosa che in realtà costi molto di più, che crei maggiori problemi, e invece diciamo che vi posso portare un esempio che tra gli altri diciamo che vi dimostrerà quanto invece fare una scelta di legalità e addirittura di diffusione della legalità può in qualche modo non solo non avere costi, come veniva detto prima ad esempio per le politiche del welfare, ma anzi aumentare quelle che possono essere delle risorse, delle ricchezze che già abbiamo all'interno dei nostri territori e quindi eventualmente ridurre anche i costi. Se si pensa ad esempio alle nostre città, ci sono moltissimi luoghi o moltissime appunto associazioni, soggetti o attori del territorio che possono in qualche modo aggiungere del valore a quella che può essere la nostra comunità. Insieme a un comune vicino alla mia circoscrizione, l'anno scorso abbiamo utilizzato i fondi della regione sulla legge sulla legalità per fare un percorso nelle scuole che si chiamava proprio Per Esempio, perché volendo tradurre quella che poteva essere la legalità nel nostro territorio, siamo andati a cercare degli esempi di legalità che potevano essere sia appunto grandi personaggi, quali ad esempio Falcone Borsellino, piuttosto che altri magistrati o persone purtroppo che non ci sono più, sia persone che invece quotidianamente continuano a fare delle scelte di legalità nel proprio lavoro. E l'abbiamo fatto insieme ai ragazzi delle scuole, insieme a un'associazione giovanile neocostituita in quel territorio, proprio per riuscire a diffondere la cultura della legalità. Che cosa è emerso da questo laboratorio e da questi percorsi appunto nelle scuole, che hanno poi in qualche forma anche coinvolto i genitori dei ragazzi, hanno coinvolto l'associazione che in biblioteca si occupa un po' di animare diciamo la biblioteca del paese, che è Sala Bolognese, qui c'è anche la vice sindaco che ringrazio e saluto per averci coinvolti. Ci hanno detto che appunto un'aumentata consapevolezza di quella che potevano essere appunto le scelte di legalità e il fatto che non fosse solo una parola ma fossero azioni e gesti quotidiani aveva contribuito a creare una vera e propria anche cultura, anche di trasparenza, di condivisione e anche di controllo, perché anche alcune scelte che magari non condividevano fatte dall'amministrazione piuttosto che dalla scuola eccetera, avendo in qualche forma condiviso qual è il percorso per arrivare a una decisione, li hanno aiutati anche a controllare meglio tutte le varie tappe, quindi la trasparenza del percorso. Questo è un modo di fare innovazione e credo che appunto la legalità possa essere uno degli ingredienti necessari per la costruzione delle città di domani e per la leadership di oggi. Grazie. Grazie mille, Silvia.